dal Vangelo secondo Giovanni. Io sono il pane vivo, disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane, vivrà in eterno. E il pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo. Allora i giudei si misero a discutere aspramente fra di loro. Come può costui darci la sua carne da mangiare? Gesù disse loro, in verità, io vi dico, se non mangiate la carne del figlio dell'uomo e non bevete il suo sangue, non avrete in voi la vita. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno, perché la mia carne è vero cibo e il mio sangue vera bevanda. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue rimane in me e io in lui. Come il Padre che ha la vita ha mandato me e io vivo per il Padre, così anche colui che mangia me vivrà per me. Questo è il pane disceso dal cielo. Non è come quello che mangiarono i padri e morirono. Chi mangia questo pane vivrà in eterno. Gesù disse queste cose insegnando nella sinagoga a Cafarno. Cari amici, bentrovati a questo appuntamento settimanale. Abbiamo appena ascoltato un pezzettino del Vangelo di Giovanni. Chi di voi legge abitualmente questo Vangelo sa che al capitolo sesto c'è una lunga catechesi sull'Eucaristia da parte di Gesù. E questo Vangelo noi lo leggiamo in occasione della celebrazione solenne della festa del Corpus Domini, del corpo e del sangue del Signore, che quest'anno capita domenica 22 giugno. E voi sapete che tradizionalmente in molti luoghi, soprattutto del nostro paese, è ancora abitudine fare anche un momento esterno che si può realizzare attraverso una giornata eucaristica, ma soprattutto si realizza attraverso delle forme di processioni popolari con il Santissimo Sacramento. Qualcuno dice che non è più il tempo, non è più l'occasione, perché le nostre città sono caotiche, perché c'è molta distrazione, perché il livello anche di attenzione spirituale va declinando. Però se volete, è chiaro che ci sono dei momenti in cui noi come cristiani sentiamo l'esigenza di esprimere anche pubblicamente la nostra fede, senza esibizionismo però, sia ben chiaro, senza ostentazione, senza per questo rendere la vita difficile agli altri, ma semplicemente perché, come talvolta si esprimono tante cose anche all'esterno delle nostre chiese, come ci sono tante manifestazioni, è chiaro che i cristiani sentono il bisogno anche di esprimere e di condividere pubblicamente la loro fede nell'Eucaristia, perché poi di questo si tratta. È un modo anche per dire la nostra fede, per dirla senza vergognarcene, ma neanche senza ostentarla, senza in qualche modo imporla a niente e a nessuno. Ma tornando un po' al brano, vorrei sottolineare un aspetto che qualche volta ci può sfuggire. Di tanto in tanto noi sappiamo che mentre Gesù parla, discute, agisce, pone dei gesti, ci sono alcuni che lo accolgono, alcuni che volentieri lo ascoltano, e poi ci sono anche delle obiezioni, ci sono anche delle contestazioni, talvolta in maniera implicita, talvolta in maniera esplicita. Qui ne troviamo una che in realtà non è fatta direttamente a lui, ma è una discussione che però fa capire che l'oggetto della discussione, il motivo, se volete, del conflitto è con lui, con quello che lui ha appena detto, perché i giudei si misero a discutere aspramente fra di loro come può costui darci la carne da mangiare. Cioè, in qualche modo Gesù, nel proporre il pane da mangiare e poi parlare della sua carne, del suo corpo come una carne da mangiare, un sangue addirittura da bere, chiaramente in quel momento qualcuno ha reagito, forse l'avremmo fatto anche noi, quasi scambiando Gesù per uno che invitava un gesto di cannibalismo. Ecco, però io vorrei sottolineare, al di là di questo dettaglio, vorrei sottolineare una cosa, che l'insegnamento di Gesù in certi momenti, e questo è uno di quelli, in qualche modo suscita una discussione, suscita una qualche reazione. Allora mi fermo e dico, ma non è meglio quando ci sono anche delle reazioni? Non è il segno che in qualche modo c'è un'indifferenza che viene scalfita? Non ci siamo troppo abituati a una fede che non riesce a far discutere niente e nessuno, una fede che anche nelle sue manifestazioni non riesce in qualche modo a far nascere degli interrogativi? E la parola di Gesù non vi sembra che qualche volta sia troppo addomesticata? Per cui anche all'interno delle nostre comunità le proposte che Gesù ci fa non ci scalfiscono per nulla.
Qualche volta sembra che la facciamo troppo facile, che accettiamo troppo facilmente quello che lui ci sta venendo a dire. Ecco, allora mi ha colpito questa espressione dei giudei che discutono aspramente sulle parole di Gesù, perché vorrei quasi dire è necessario che anche tra di noi recuperiamo questa capacità, una capacità di uscire allo scoperto, di metterci più in gioco rispetto alle proposte che Gesù fa, di non farle passare troppo inosservate, come se non ci chiedessero nulla di strano e nulla di straordinario. Prendiamo per esempio la nostra convinzione che in un pezzettino di pane e una spremuta d'uva, dopo le parole della consacrazione, c'è il corpo e il sangue di Gesù. Ma questo non ci dovrebbe destare meraviglia, stupore, senso anche dell'incanto, senso anche del mistero? Non siamo diventati forse troppo approssimativi? C'era un ateo che a un certo punto diceva che se lui avesse avuto la fede e la convinzione che in quel po' di pane ci fosse veramente Dio fattosi carne, fattosi pane, lui avrebbe sentito l'esigenza di stare in ginocchio notte e giorno. E adesso, al di là della sua esagerazione, non so se poi l'avrebbe veramente fatto, però è interessante che una persona non credente dice qualcosa che potrebbe scuotere la mia e la vostra fede in Gesù Eucaristia. Forse è diventata una fede troppo semplice, troppo superficiale, troppo in qualche modo omologata, per cui noi lasciamo passare a Gesù che lui si offre come un pane di vita eterna, come una carne che veramente può soddisfare la nostra fame, come un sangue versato che in qualche modo diventerebbe segno della nostra comunione profonda, e lo lasciamo passare come una cosa innocua. Ecco, mi spaventa l'idea che nessuna delle parole di Gesù e nessuno dei suoi gesti ci scuote più, rimaniamo indifferenti. E quindi vorrei dire, in questa festa del corpo e del sangue del Signore, auguro a me e a voi di riscoprire la forza rivoluzionaria di quello che Gesù ha detto, quando ha detto: io sono il pane di vita eterna, chi mangia di me vivrà per me come io vivo per il Padre. Se immaginiamo, se pensiamo un attimo a quante volte abbiamo mangiato di fatti la comunione eucaristica, noi diciamo ci siamo fatti la comunione, ma quanto è stata rivoluzionaria quella comunione che noi abbiamo fatto con Gesù, quanto ha trasformato veramente la mia vita. Gesù vive per il Padre, chi mangia di Lui vive per Lui. Fino a che livello io sono coinvolto con la vita di Gesù? Fino a che punto io vivo per Gesù? Vivo con Gesù, vivo come Gesù. Se davvero entro in comunione profonda con Lui attraverso, diciamo così, il nutrimento del pane eucaristico, pensate quante volte io, sacerdote, celebro la messa, almeno una volta al giorno, durante la settimana, soprattutto nelle festività, più volte. E pensate quanti di voi mangiano l'Eucaristia in tutte le messe a cui partecipano. Io mi preoccupo di questo, perché se veramente nell'Eucaristia c'è Gesù, come noi siamo convinti, allora che cosa capita per cui la mia e la vostra vita non è sufficientemente trasformata da questa potenza d'amore, da questa forza rivoluzionaria che Gesù porta venendo dentro di noi? Ci deve essere un blocco da qualche parte, non c'è certamente in Lui, perché Lui venendo in noi vuole farci vivere di Lui, vuole farci vivere per Lui, vuole farci vivere come Lui. Evidentemente ci sono delle resistenze che sono dentro di noi. Allora a questo punto vale la pena di ricordare alcune cose che ultimamente mi hanno molto colpito, le condivido perché secondo me sono significative. Cioè, io ho trovato diversi giovani che mi hanno detto: padre, io non me la sento di accostarmi all'Eucaristia, e tra l'altro non me la sento perché non mi confesso da molto tempo. E dico: ma perché? Non me la sento perché è troppo seria la cosa, e io capisco che la mia vita è su altri binari. Io ho ammirato questi giovani perché per un attimo hanno tolto dal velo dei miei occhi il velo dell'abitudine, e mi hanno dato una freschezza che io come prete ho riscoperto come molto bella da parte loro. Cioè, c'era una serietà in questo loro parlare. Allora, nella festa del Corpus Domini, io vorrei augurare a me e a voi di riscoprire innanzitutto il senso di profondo stupore e meraviglia dinanzi al mistero dell'Eucaristia, dinanzi a un Dio che si fa pane, Dio ci ha messo il suo corpo tra le mani. E vorrei anche dire così, che il nostro uscire per le strade delle città e dei paesi appresso a Gesù Eucaristia dovrebbe significare un po' di più questo nostro metterci in gioco per seguire Lui,
per stare dietro di Lui, per vivere come Lui. E vorrei dire che le nostre manifestazioni religiose, soprattutto questa che dovrebbe essere l'unica, la più importante di tutto l'anno, la processione del Corpus Domini, devono poter lasciare una traccia. Cioè, se noi portiamo Gesù per le strade, perché Gesù ambisce a non rimanere nei nostri tempi, neanche nel tempio del nostro cuore. Gesù attraverso la nostra vita vuole entrare nelle strade, nelle piazze, nella cultura, nello sport, nello spettacolo, nelle amicizie, nei luoghi del divertimento, nei luoghi dell'arte, della bellezza, per imprimere la forza rivoluzionaria del suo amore e del suo Vangelo. E allora questo camminare dietro Gesù per le strade, questo portare Gesù per le strade, è il segno veramente di una chiesa, come dice Papa Francesco, di una chiesa in uscita. Adesso che è stato in Terra Santa, nel Cenacolo, dove tutto è nato perché è nata l'Eucaristia, è nato perché è nata la misericordia di Dio, è nato perché è nato lo Spirito che ha soffiato il cuore degli Apostoli, dando loro forza e coraggio, ecco, la chiesa è nata lì, ma è nata in uscita. Allora, portando Gesù per le strade di paesi e città, riprendiamo vigore nella nostra fede, nell'Eucaristia, rinnoviamo il nostro stupore e la nostra meraviglia, e soprattutto prendiamo impegno di essere un segno di una Chiesa viva che cammina tra la gente, che riconosce il corpo di Gesù non soltanto nell'Eucaristia, dove massimamente è presente in mezzo a noi, ma lo riconosciamo anche nella carne viva dei poveri, nella carne viva degli umili, di coloro nei quali Gesù si identifica. Ecco, se sapremo onorare il corpo di Gesù lì, allora benvenuta anche la processione di Gesù Eucaristia per le strade delle nostre città. E questo l'augurio a tutti voi.